Salerno Jazz and Pop Festival, nona edizione, 5 concerti in 3 giorni, grandi nomi internazionali ma anche i grandi musicisti salernitani. Sì, la nona edizione del festival continua a portare grande musica e grande arte a Salerno. Devo dire che è con orgoglio che presento anche questa nona edizione, che sarà contraddistinta da un omaggio a Pino Mango, dalla presenza di James Senese, Marco Zurzolo e tanti altri maestri rinomati e famosi non solo in Italia ma nel mondo, che accompagneranno gli studenti del Martucci in questa nuova esperienza bellissima che si offre alla città di Salerno ma all'Italia tutta. È la cosa che ricordo molto spesso, cioè mi viene sempre in mente il suo volto e la mia mano che mi ha chiamato, mi sono corso e mi ha fatto l'ultimo cenno e ha detto sì, è il momento. È stato sicuramente un momento tragico, però sulla scena. Questo è vero, parlando con tanti giornalisti, mi hanno proprio posto la cosa, dice Rocco, pensala come una cosa più bella che può succedere a uno di voi, a un grande musicista, morire mentre sta cantando la propria canzone. Forse non è successo a nessun artista nel mondo, pochissimi. Di avere questo, lui stava cantando Oro, che è stato il suo primo grande successo, e a metà del brano ci ha lasciato con la sua musica, ci ha lasciato in un modo molto elegante, ma non voglio parlare di questo, lui ci doveva lasciare, ma io voglio portare e far ricordare alle persone tutto quello di bello che abbiamo fatto nella nostra carriera. Festival sarà proprio anche l'occasione per un omaggio musicale a distanza. Diversi anni. Sì, questo sì, io per alcuni anni, vi dico la verità, ho vissuto un attimo nel buio, perché dopo 30 anni che fai musica con un artista, l'ho appena detto un attimo fa, è difficile riprendere le fila per continuare a fare. Sarà un omaggio, ma anche sarà un'occasione per rimettere su un palco tutti i componenti del nostro storico gruppo che ci faranno questo grande regalo, l'ultimo brano che sarà Bella d'estate, lo dedicheremo noi che siamo sempre stati a fianco a lui, di farlo tutti insieme. Sarà un'esperienza bellissima, sto avendo delle grosse emozioni da questi ragazzi che stanno lavorando così intensamente a questa cosa, e speriamo bene, speriamo che sia tinta. Zolo, come sarà questo appuntamento musicale salernitano che la vedrà protagonista? Protagonista saranno i miei allievi, non sarò loro sono molto carini perché hanno sentito un po' di pezzi miei, quindi suoneranno alcuni pezzi miei e sono felice perché sono ritornato a insegnare dopo diversi anni qui a Salerno. Ho trovato veramente un'aria nuova, bella, competitiva, che questa è una cosa importante, perché i conservatori hanno il dovere di propagandare proprio il loro lavoro, e il conservatorio di Salerno lo fa bene avendo anche dei docenti, dei colleghi veramente strepitosi, tra questi Dario De Idda, che quella sera si esibirà dopo con due grandi mostri della musica internazionale. Noi faremo ho cercato in qualche modo di riportare un po' la mia, il mio lavoro del passato, quello di lavorare molto sulla tradizione. Sto diffondendo nei miei studenti questa idea di essere molto personali. Per me le radici sono importanti, specialmente in questo momento storico. Avere delle radici, sapere da dove si viene, significa avere una mamma, e questo è importante. Quindi gli sto facendo capire che cos'è la canzone, il nostro territorio, come lavora, riportandolo anche nel jazz, e quindi avendo comunque una mescolanza di suoni partenopei, ma nello stesso tempo di grande valore jazzistico. Ci sarà anche un omaggio a suo fratello, che è un altro grande artista, che il connubio con Pino Daniele è stato centrale. Sì, ho scritto un pezzo, io ho fatto un film 2 anni fa che si chiamava In punta di piedi. In quel periodo si ammalò mio fratello e io scrissi un pezzo per questo film, e poi si è spento, da lì a poco si è spento Rino, e quindi Alessandro Dalatri, il regista, disse no, questo brano, quando lo sentì, questo si chiama Rino, e quindi
è diventato il pezzo di Rino. Ho uno studente veramente formidabile che si chiama Federico Milone. Tutti i miei studenti sono bravissimi, ma questo mi appassiona perché lui suona il sax, l'alto come me, e gli ho chiesto di suonare questo pezzo. Spero che sarà bello, insomma, sarà una bellissima serata per tutti noi. Ci avviciniamo al decennale di quello che ormai è un appuntamento molto atteso in tutta la Campania, il Salerno Jazz Festival. Ci saranno appuntamenti di grande rilievo. Sì, il fatto che siano già 9 anni, quindi che il prossimo anno ci sarà il decennale, ha un significato molto importante. In generale per chi fa attività culturale, vuol dire che siamo nel segno della tradizione, nel segno della continuità, vuol dire che è un progetto che piace, che è recepito da un pubblico molto vasto, e quindi è una rassicurazione, una garanzia che chi opera in tal senso sta facendo bene. Evento nell'evento, ci sarà un omaggio al grande Pino Mango. Sì, perché quest'anno abbiamo avuto fra i nostri docenti il tastierista storico e arrangiatore di Pino Mango, che è Rocco Petruzzi, che è venuto ad insegnare da noi, appunto tastiere elettroniche, tastiere pop, e quindi ci è sembrata una cosa, un'occasione per ricordare un musicista che ha dato tantissimo e ha sicuramente creato una svolta nel concepire modernamente, in un modo diverso, anche la canzone italiana.